Grazie.
dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando a Dio. Quando fu giorno chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone, detto Zelota, Giuda, figlio di Giacomo, e Giuda Iscariota, che divenne il traditore. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla dei suoi discepoli, con gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dagli entrari di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano con lui. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una cosa che guariva tutti. Parola adesso. Benedetto lo sei tu, Signore, Dio dell'universo, la tua volontà abbiamo scelto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, presentiamo a te perché diventi per noi il cibo di vita e di benedetto. Thank you.
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dato i nostri cuori. Siamo in volta, Signore. E diamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa l'uomo questa. È veramente giusto renderti grazie, e bello vantare la tua gloria. Padre Santo, Dio, onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Pastore eterno, tu non abbandoni il tuo regno, ma lo custodisci e credi sempre per mezzo dei tuoi santi apostoli, e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto di carne di figlio e hai costituito pastore. Per questo dono della tua benevolenza, insieme agli angeli e ai santi, con voce e unanime cantiamo l'inno della tua gloria. Santo. Osanna in alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna in alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi un corpo e il sangue.